A 2 anni e mezzo è arrivata la diagnosi, ed è iniziato un nuovo capitolo. Federico è un bambino con grandi competenze, in quarta elementare ha tutti 10 e va in gita con i compagni. Lui ha fatto un lavoro strutturato fin da piccolissimo e per tutti sarebbe fondamentale un trattamento intensivo e precoce, ha spiegato la madre, la quale ha puntualizzato che fondamentale è il supporto già nei primi anni di vita del bambino, soprattutto alle elementari. Il genitore si deve mettere in gioco, non tutti hanno subito le competenze culturali ed emotive per superare lo shock della diagnosi. A scuola c'è il problema del continuo turnover delle insegnanti di sostegno e invece per i ragazzi è fondamentale avere chiare le persone di riferimento. L'augurio di Francesca, spero che lui abbia una vita felice e so che, con adeguate figure di riferimento, possa vivere da solo. Proprio perché per i bambini colpiti da autismo avere dei punti fissi toglie l'ansia e facilita lo stare al mondo e il rapportarsi con quest'ultimo. Gli abbiamo insegnato strategie per gestire la mancata routine. Non possiamo cambiare la loro natura, ma possiamo far capire loro che il loro modo di sentire non è lo stesso degli altri perché non conoscono l'empatia. Non imparano spontaneamente quello che un bambino neurotipico apprende per imitazione, ha aggiunto la madre, che però ha voluto spiegare, raccontando la storia del suo bambino che le persone con autismo vanno visti, come potenziali risorse non come capitoli di spesa, come qualcuno da aiutare. L'augurio di Francesca è proprio questo, da madre io non vorrei che l'altro mio figlio diventasse vittima del senso di responsabilità nei confronti del fratello e che entrambi soffrano per questo. Spero che lui abbia una vita felice e so che, con adeguate figure di riferimento, possa vivere da solo, magari troverà una ragazza neurodiversa come lui che lo capirà. Leggi anche l'articolo, è maggiore scioperi prossimi giorni, trasporti, tassisti, servizi fiscali, le date delle astensioni dal lavoro.